Allora? Aiutaci, Paola. Qualunque segnalazione abbiate, anche soltanto se l'avete vista in Instagram, per favore ditecelo. Comincio dichiarando subito che siamo stati effettivamente noi ad uccidere mia madre la sera tra il 7 e l'8 maggio del 2021. Avevamo deciso per lo strangolamento. Dovevo fare questa cosa perché non avevo via di scampo. Ricordo di averle messo le mani attorno al collo. Paola la teneva ferma con il suo peso. Mirto si è accorto che non stava andando come previsto ed è entrato in camera. Ha messo lui le mani sul collo di mia mamma. In un certo senso, mi ha dato il cambio. Il nostro incubo era quello di essere avvelenati da Laura. In quel momento la odiavo perché mi stava costringendo a fare quello. Mi avrebbe rovinato la vita. Vittorio, sei in diretta? Fanno male le parole di queste ragazze? Sì. Assolutamente, una confessione che è avvenuta appunto circa un anno di distanza da quando la donna era stata scomparsa, è ritrovata qui. Vi facciamo vedere, siamo a Temù sulla pista ciclabile, partiamo proprio da questa immagine, Eleonora, questa donna di 55 anni scomparsa appunto l'8 maggio ed è stata ritrovata 3 mesi esatti dopo, ad agosto del 2021, l'8 agosto, in questo posto che state vedendo, ritrovata da un bambino che era con il papà. L'avete vista anche nella copertina. Il 27 di ottobre, cioè quindi fra pochi giorni, giovedì, inizierà il processo nei confronti delle figlie di Laura Ziliani, Silvia e Paola, e naturalmente nei confronti di Mirto Milano, il fidanzato di Silvia. Ora partiamo da alcune dichiarazioni, uno stralcio pubblicato appunto dal giornale di Brescia, dove testualmente, dopo 9 ore di interrogatorio, sono stati pubblicati pochi giorni fa, queste ragazze avrebbero detto che la madre era disperata, eravamo disperate per i tentativi di mia madre di ucciderci, non sapevamo cosa fare, mia madre si sentiva bloccata con 3 figlie di cui una disabile e l'idea che avevamo è che volesse liberarsi di noi. Già nell'estate del 2020, sto leggendo testualmente questa confessione, avevamo pensato di uccidere, pensavano che nel latte la madre avrebbe messo anche addirittura della candeggina per ucciderle. Queste parole naturalmente non hanno trovato riscontro, ma per chi indaga e soprattutto il processo si baserà su altro. Volevano impossessarsi del patrimonio immobiliare della madre e hanno architettato tutto. Un omicidio che hanno confessato a un anno di distanza dalla scomparsa della donna. Fu appunto Mirto, fermo lì, primo che devo mandare 30 secondi di pubblicità. Fermo lì, ritorno subito da te. 30 secondi, iniziamo a contare. Fra poco siamo qua. 30 secondi di pubblicità, ritorniamo. Ecco, Vittorio, entro caso collegato, vorrei solo partire su questo caso della ex vigilessa un appello che le figlie fecero, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, le figlie fecero l'appello per cercare la madre, utilizzando i mezzi televisivi, utilizzando noi giornalisti. Certo. Prego. Silvia, siamo... Cosa vuoi dire? Chiunque la veda, l'abbia vista, venga alla casa del soccorso alpino a Temù e dia le informazioni, perché qualunque cosa potrebbe aiutarci a trovarla, potrebbe essere la cosa che serve a trovarla, quindi vi prego. Sì, qualunque segnalazione abbiate, anche soltanto se l'avete vista in Instagram, per favore ditecelo, perché potrebbe davvero servire pochissimo per indirizzare la ricerca della dimensione giusta. Allora, ricordiamo tutti queste immagini e la vergogna che proviamo nel riguardarle sempre. E ora sentire queste parole fa ancora più male, parole che le figlie utilizzano per andare contro la madre che non si può più difendere, una madre senza vita in questo momento, che non può rispondere alle accuse.
Vittorio, sono arrivate a dire, sì, sono arrivate a dire che avevano paura che la madre le ammazzasse. Sì, come arma di difesa. Sì, questo sarebbero stati dagli stralci pubblicati dal giornale di Brescia, gli stralci dell'interrogatorio, l'interrogatorio dove avrebbero ammesso che in concorso che cosa hanno fatto questi tre ragazzi, ricordiamo l'età, 27, 28 e 20 anni all'epoca dei fatti, cioè nel 2021, hanno addormentato la madre, hanno usato dei dolci, dei muffin dentro, hanno messo degli ansiolitici per stordirla e poi hanno continuato e quindi l'hanno soffocato e l'hanno portata qui con delle torce, le ragazze facevano luce e Mirto avrebbe guidato la macchina, la donna sarebbe stata caricata nel bagagliaio dell'auto e poi seppellita da queste parti. Qui c'è il fiume Olio, lo vedete? Ed è proprio il fiume che dopo 3 mesi esatti, quindi stiamo parlando 8 agosto, che è stato ritrovato il corpo ed era scomparsa la donna intorno alla sera dell'8 maggio, quindi 3 mesi esatti. Il corpo viene restituito dal fiume è trovato proprio qui. E che cosa avevano proprio architettato tutto? Si parla di mascherine, si parla, capito, che avevano usato del cellophane, avevano impacchettato tutto e quindi tutto un piano premeditato, precostituito per uccidere la madre. Secondo la procura, per quale motivo? Per impossessarsi del suo patrimonio immobiliare. Qualche casa qui a Temù che si affitta nel periodo estivo ed invernale e dei soldi. Tra le altre cose, Eleonora, c'è un dato importante, la procura non ha mai creduto, avete visto l'appello di loro che dicevano cercate, troviamo, questa si è allontanata. Pare che sia stata truccata, vestita con un abbigliamento intimo particolare proprio per depistare le indagini, cioè una storia d'amore finita male. Questo è quello che è emerso, sarebbe emerso. Come si può arrivare a... L'altra cosa... Sì, dimmi Vittorio, scusami che devo sentire l'ospite. No, l'altra cosa importante, che immediatamente la procura e chi stava indagando mise gli occhi su questo trio. Perdonate il termine, non ne ho altri. Trio mostruoso per quello che hanno portato avanti. Non è un giudizio assolutamente. Trovarono il telefonino della donna nello scantinato, cioè dietro una scala, e lì nell'app che calcola i passi videro che la donna aveva fatto quel giorno soltanto 38 passi, quindi la donna non si era mossa da casa. Da lì sono partite le indagini su di loro, fino a quando poi un anno dopo, perché ci è voluto un anno, che Mirto, confessando a un compagno di cella i fatti, poi delle spie all'interno, delle cimici all'interno della cella, poi alla fine è crollato. Grazie Vittorio. E dopo il crollo... Sì. Grazie Vittorio. Allora, il garbuglio di Garlasco, Gabriella Ambrosio, io non sono in grado di dire se Alberto Stasi è colpevole o innocente, nemmeno voi. Questo è il procuratore che appunto ha dichiarato, rivolto ai giudici della Cassazione. Allora, noi ci siamo trovati a raccontare dei casi di cronaca oggi. Questo è un caso di cronaca che veramente ha anche diviso l'opinione pubblica, no? Diversamente da quelli che abbiamo raccontato. Il caso di Ziliani non ha certo diviso l'opinione pubblica, la questione di Alessia Pifferi. Prego. Sì. Ed è un caso ancora aperto. Aperto per persone come te, come noi, che siamo qui, che accettiamo la verità giudiziaria, ma non possiamo fare a meno di cercare di esplorare i vari tunnel della realtà che ci sono. E non è neanche chiusa dal punto di vista giudiziario, perché la Corte dei diritti europea, dei diritti dell'uomo, sta esaminando, ha fatto una richiesta allo Stato italiano per capire se ci sono state delle irregolarità nell'ultimo processo, quello della condanna. E nel libro, per cui ho letto tutte le migliaia di trascrizioni delle udienze, le intercettazioni, le SIT, processi collegati, e ho parlato con quasi tutte le persone coinvolte, e nel libro escono fuori degli scenari nuovi, dei personaggi nuovi, anche un contesto, perché Garlasco non era quel paesino tranquillo che noi immaginavamo. C'ha la sua dose di misteri, la sua dose di pasticci, la sua dose anche di inspiegabili suicidi di giovani. Tocca leggere questo libro. Allora, Il garbuglio di Garlasco, grazie a Gabriele Ambrosio, grazie agli ospiti che sono